Confettini glitterati, io sono Lilla. Oggi un video un po' rilassante di quelli che piacciono a noi. Voglio farvi vedere la collezione dei miei vestitini della Reborn Anita che amate così tanto. Vi lascio nell'info box sia il nome dell'artista, quindi quando mi chiedete dove l'hai presa eccetera, io ho scritto a Eugenia. E sotto nell'info box vi lascio appunto il suo indirizzo, potete scriverle tranquillamente, e poi vi lascio anche tutti i link alle cose che vedrete, perché voglio introdurre tutta la roba che ho comprato da un sito online super super carina, secondo me super super deliziosa, che potrà abbellire casa mia, che lo sapete è nuova e quindi è vuota come una caverna. Benvenuti nella mia stanzetta dove ho messo il mio piumone. Devo dire che mette così tanta allegria e pace, e questo bianco e questo rosa sono veramente rilassanti. E sì, sicuramente devo imparare a stirare meglio, però oggi non è questo il tema del video. Il tema del video sono i vestitini di Anita. Spero vi possa piacere il primo vestitino di Anita, quello che ho trovato all'interno della box che ho aperto, e in assoluto è uno di quelli che mi piace di più. È un pagliaccetto molto chiaro con dei fiorellini deliziosi. Il secondo vestito che voglio farvi vedere è davvero da principessina. Guardate, queste sono delle culotte e c'è un bellissimo fiocco, ma morbidissimo. L'ho preso dal reparto bambini di un sito e questo è il davanti, veramente bellissimo. C'è abbinato anche un body e il body riprende la parte sotto, quindi ha una bella crancina da principessa. Ed ecco qui Anita che riposa con il suo super pucciosissimo vestitino. Ehi, Anita, ci dai le spalle? Ci stai dando il culetto, anche se ha un bellissimo fiocchetto. E da un vestitino super super romantico vi faccio vedere qualcosa di kawaii e che è super geniale secondo me, ed è una tutina, un body a forma di sushi, ovvero a travestimento sushi. Per fare le foto alle bambole penso che sia fantastico, però se avete un fratellino, se dovete portarla ad una festa magari di carnevale, secondo me è l'idea perfetta. Ed eccola qui come vestita da bocconcino di sushi. Anita, devo dire che nonostante tu stia dormendo e dorma sempre, sarai sicuramente la più bella della festa se dovessi portarti ad una festa in maschera. Cosa ne dite? Vabbè, questo gamberetto è tenerissimo. Ora sto per mostrarvi il vestitino che adoro di più in assoluto, ed è questa salopette. Dovete sapere che l'ha fatta mia mamma e credo che sia alla perfezione. Guardate che belli tutti questi dettagli, ed era una camicia dismessa di mio nonno, quindi ha semplicemente usato degli scarti per fare questa meraviglia, e io quando lo vedo vi giuro impazzisco. Adesso lo mettiamo sulla piccola Anita. Guardate quanto è carina con questo vestitino, tra l'altro ci sono anche le taschine, quindi lei può mettere le mani nelle tasche, e è fatto benissimo con gli automatici. Oltretutto è finalmente della sua taglia precisa, perché quando prendo vestiti fuori tante volte un pochetto le vanno larghi, e questo invece è super 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 fantastico. L'ho abbinato a questo fiocchetto che era all'interno della scatola che ho ricevuto, e secondo me si abbina molto col suo look romantico. Il prossimo completino è un completino della Disney, sopra ci sono gli Aristogatti, e siccome, lo so, non l'ho detto che non avrei mai comprato queste cose per una bambola, ma c'erano gli sconti all'OVS, le ho comprato due paia di calzini che ora aprirò con voi e abbinerò a questo carinissimo outfit per bebè. Sono due paia di calzini, si chiamano fagottino, no, tre paia sono... Non avevo mai visto questi, mi ero fermata quelli con il cuore e questi con altri cuoricini, e costano 3,99 euro, erano alla metà, quindi li ho pagati la metà. Apriamoli insieme e evidentemente li devo scoprire con voi. Sono un sacco belli. Voglio mettere questi che sono super piccolini. Beh, anche questi sono super piccolini, no, metto questi che hanno il cuoricino. Oh, guardate il pannetto, mi fa troppo ridere.
siamo arrivati quasi alla fine perché ho ancora 3 vestiti da mostrarvi e poi non ho più niente. Come potete notare, Anita non possiede scarpe e vabbè, l'ho detto anche per i calzini, non penso che gliele comprerò, perché secondo me è molto tenera con i calzini. Questa tutina degli Aristogatti è qualcosa di carinissimo e tra l'altro si abbina molto al mio letto e mi resta anche Dubai Fox, quindi lo posso girare e Anita rimane immersa nel rosa ton. Adesso le faccio indossare una delle magliette che mi è piaciuta di più del set, quella con il coniglietto che dice ehi. Per questo outfit le ho tolto quei calzini che mi piacevano tanto per mettere queste a righine e eccola qui con la maglietta da coniglietta. Ehi. E se voglio posso anche completare l'outfit con un bel cappellino che fa pandan con calzini e pantaloncini. Voglio passare adesso a farvi vedere i 2 unici outfit invernali che ho per la mia Reborn. Ma prima voglio fare un salto in cucina per farvi vedere altre cose super deliziose tra quelle che avevo preso per addobbare appunto la casa. Mentre mi preparo il tè voglio farvi vedere queste cose super deliziose e il nuovo vestito che ho messo ad Anita. Allora, preparo i 7 bicchieri e anche tutte queste cose le ho prese sempre dallo stesso sito del lenzuolo, ovviamente, tema flamingo. Il mio bicchiere preferito del momento, a cui aggiungo i fiori di carcadè. Lo adoro semplicemente perché il tè diventa rosa. E mentre aspetto che il tè si scaldi, vi faccio vedere Anita prima dietro, perché guardate, ai pois, è una bellissima codina. E ora ve la faccio vedere tutta intera in versione Disney, mentre è una piccola mini, guardate. Ci sarebbero anche le scarpette, ma sono molto grosse per i suoi piedini, quindi non gliela metto. Mentre il mio tè diventa poco a poco rosa, voglio farvi vedere una cosa che credo sia incantevole ed è una stoffa di cotone che ho preso sempre sul sito. Ce ne sono tante, ma questa riguardava Alice nel Paese delle Meraviglie, quindi vi chiedo assolutamente di rispondermi e di aiutarmi. Secondo voi dovrei fare qualcosa, qualche vestito per Anita, oppure potrei fare qualcosa per me? Tipo, io pensavo ad una borsetta, altrimenti un vestito per Anita. Guardate che carina! Ci sono le carte, il bianconiglio, Alice che corre. Io la trovo adorabile e costava pochissimo. Comunque costi e tutte le altre fantasie ve le metto nell'info box. Prima di versare il tè, che nel frattempo è diventato lilla, vi chiedo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di lasciare un pollice in su se vi piacciono questi generi di video e anzi lasciatemi un commento così li leggo e capisco che cosa vi piace. E soprattutto condividetelo con chi ama queste cose, quindi vestiti per bimbi oppure bambole reborn e tutto questo mondo un po' incantato. E rieccoci nella mia camera da letto, sto per mettere ad Anita questo che è il completo più pesante che possiedo ed è fatto a maglia stupendo, i dettagli sono preziosi e veramente tutto è super delicato. Ed eccola qui per il grande freddo, Anita è pronta, ve la faccio vedere prima per intero e poi vado nei dettagli. Le ho messo un calzino arrotolato così, che è molto tenero, però anche a scarponcino, è veramente deliziosissimo, guardate come sono fatti strabene. Sopra abbiamo una culottina, un pantaloncino bella vita alta, fatto veramente bene, è adorabilissimo in tutti i suoi dettagli. E poi ha questo vestitino di lana che la tiene super calda, un bel fiocco di raso a contrasto per questo rosa baby, e io la trovo una principessina. Accanto tra l'altro abbiamo la paghettina per fare le poppe. Per ultimo vi faccio vedere questo completo che avevate amato tantissimo, soprattutto in Instagram, dove mi chiamo LillaYT se volete cercarmi, perché avevo messo una foto bellissima di Anita col vestito da coniglietto. È una tuta molto calda e molto bella, pagata pochissimo in un sito, e è bellissima, cioè è fatta talmente bene che è veramente assurda. Ed eccoci all'ultimo outfit con i piedini nudi super teneri e questo outfit da leprotto, da coniglietto.
in assoluto è uno dei miei preferiti perché mi ricorda i bambini fotografati nei calendari, quelli super tenerosi. Le va un po' larga, però secondo me è super super carino. E Anita, adesso è l'ora della pappa, quindi ti puoi bere il tuo latte e rilassarti come hai fatto rilassare noi mentre ti guardavamo cambiare abito. Allora, diamo un po' di pappa ad Anita. E vi ricordo che se questo video vi è piaciuto lasciateci un like per farcelo capire e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Oh, ma sto bevendo tutto! Un bacione, ciao!